Alright, buonasera a tutti. C'è qualcuno che preferisce che questa talk sia in inglese? Uno? Ok, allora, io non ho mai fatto questa talk in inglese, non ho mai fatto una talk in inglese in generale, quindi voi mi comprenderete tutti quanti e facciamoci due risate insieme tutte le volte che dico qualche strafalcione. Domanda. Qualcuno ha guardato BoJack Horseman su Netflix? Ok, qualcuno. Perché io stavo cercando questa mattina una copertina Due Amici, no? E BoJack non sembra il simbolo di H. È o non è uguale? Io, cioè, questa cosa voglio assolutamente. Voglio che cambino il simbolo, adottino BoJack Horseman. Quindi, we all need friends and H just found Kubernetes. Perché? Qualcuno conosce già H? Familiare? Lo usa in production? Production? Kubernetes? Kubernetes production? Ok, bellissimo. Allora, io, Fabio Tiriticco, su internet, Ticofab, pretty much dappertutto, quindi il mio Twitter handle, il mio sito stanno là sopra e li vedrete più o meno in tutte le slides, quindi è impossibile scappare. Vivo ad Amsterdam da un sacco di anni e qualche fun fact su di me: un anno ho fatto bicicletta da Amsterdam a Roma, perché se non si è capito sono di Roma, da Amsterdam a Roma e poi un altro fun fact: in Olanda avevo questo side business dove vendevo per strada arrosticini. C'è qualcuno abruzzese? Eccolo, ecco, la mia famiglia di mio papà è di Chieti, quindi ho detto esportiamo questa. Tra l'altro lì c'è anche Ventricina, pure, ok. Quello siamo io e il mio business partner addobbati perché era la festa del re. In Olanda c'è la festa del re, che cioè proprio il compleanno del re, è una festa nazionale. E insomma, si vendono robe per strada. Però, più vicino al mondo tech, su ad Amsterdam gestisco questo meetup che si chiama Reactive Amsterdam e ci occupiamo di qualsiasi cosa Reactive, quindi Reactive Programming, Reactive System Design. Poi in generale abbiamo scoperto che basta prendere una parola qualsiasi e metterci Reactive davanti e suona più figa, quindi ci occupiamo un po' di tutto. E se passate da Amsterdam fatevi sentire. E prima di entrare nella talk, ho un'ultima cosa da dire che vorrei ringraziare veramente tanto lo Scala Meetup e Buildo e il Giug ovviamente per ospitarci qua, perché per me è veramente un'emozione fare questa talk qui in Italia e in italiano. Quindi grazie. Boh, allora, H e Kubernetes, perché sono arrivato a fare questa talk? Perché siccome sono tantissimo inserito nella community su in Olanda, io ho realizzato a un certo punto una cosa, che la Reactive Community e la Kubernetes Community in realtà tutti e due parliamo più o meno delle stesse cose, cioè costruire sistemi distribuiti, però li approcciamo da punti di vista completamente diversi. Quindi da un lato, dal mio lato, diciamo, parliamo di attori, Reactive Programming, Transparent Clustering, Streaming. Mentre invece dall'altro lato è tutto containers, networking, zero downtime deployments, tutte queste cose del mondo DevOps, microservices. In realtà l'obiettivo finale è lo stesso. Quindi mi sono detto, come potremmo portare insieme queste due cose e fargli, cioè, capito, ottenere un po' il meglio di tutti e due i mondi. Quindi, l'outline di stasera, parleremo prima, introduciamo Reactive Principles, poi H e Kubernetes, per chi non sa cosa sono, così siamo tutti quanti sulla stessa pagina, non so come si dice in italiano. E poi dopo vedremo un po' gli use cases, cioè perché è una compelling choice di usare H e Kubernetes insieme, dal punto di vista della scalabilità, della resilienza. Quindi, Reactive Principles. Questo è il Reactive Manifesto. L'avete visto qualche altra volta, ogni tanto si vede. È in giro dal 2013, scritto da Jonas Bonnier, e
e alcuni altri. E questa è veramente una descrizione ad altissimo livello, sono soltanto dei principi guida. La maniera migliore l'ho sentita da Jamie Allen di descrivere questo coso, e dice sostanzialmente che noi vogliamo costruire sistemi che siano elastici e resilienti, usando un'architettura message driven, per garantire ai nostri utenti un'esperienza responsive, sempre, anche in caso di failure, magari c'è un nodo che va giù, oppure c'è un picco di traffico, magari che ne so, se sei un sito web, un web shop, magari nel Black Friday c'hai un traffico incredibile, e quindi i reactive system sono in grado di reagire al traffico e al failure, insomma, quando le cose vanno giù. E un'altra cosa importante da dire è che quando dico un'esperienza responsive per i nostri utenti. Utenti non sono soltanto umani, potrebbe anche essere un altro web service che usa le nostre API. Sostanzialmente quello che hanno fatto, i tipi che hanno scritto questa cosa, hanno guardato intorno al 2013 questi sistemi giganti dietro Facebook, Twitter, queste architetture incredibili, e hanno cercato di capire come funzionavano e hanno tirato fuori questi tratti in comune. E oggi ci focalizziamo su elasticity e resiliency. E quindi parliamo in un secondo. The key to elasticity is distribution. Perché? Perché una volta magari ragionavamo per costruire sistemi sempre più potenti, in grado di gestire sempre più traffico, ragionavamo col concetto di scale up. Quindi tu hai questa macchinetta, no? Questo serverino minuscolo, ti serve di gestire più traffico, ce ne metti uno più grande, più potente, più veloce. E poi lo ingrandisci ancora. Però questa cosa negli ultimi 10 anni non si può più fare tanto perché abbiamo dei problemi con la velocità della luce e dissipare il calore. Quindi se ci fate caso, negli ultimi 10 anni le CPU non è che hanno aumentato moltissimo la loro velocità, sono più o meno sempre intorno alla stessa clock speed, clock frequency. E per questo la soluzione qual è invece? Scale out. Ovvero sia, anziché mettere una macchina più grande, mettere un'altra macchina di lato. Quindi aggiungere sempre più macchine anziché mettere macchine più grandi. Però questo comporta problemi di distribuzione del lavoro. Quindi parallelizzare lavoro e poi raccogliere i risultati sono tutti problemi che prima non c'erano, ma adesso ci sono. E per raggiungere questa distribuzione così, quindi elasticità, essere in grado di aggiungere macchine o togliere macchine quando non ci servono più. Oggi siamo tutti sulla cloud, quindi cioè sulla cloud paghi per quello che usi e se non ti servono le macchine puoi anche toglierle. Quindi elasticità è essere in grado di aggiungerle e toglierle quando non ti servono più. La chiave per aggiungere questa funzionalità è location transparency. Quindi il concetto di location transparency è molto semplice. Metti che Gabro è a New York e mi vuole mandare un'email. Adesso, per Gabro non è importante che io sia a Tokyo o Siberia, ecco, era meglio se andavo a Tokyo, o in Australia, ecco, Australia se sta bene. Per Gabro non è importante dove io sia, perché tu, o magari posso anche essere nel suo stesso palazzo, al piano di sotto. Tutto quello di cui lui ha bisogno è il mio indirizzo email. Quindi la mia location fisica per lui è transparent, lui non ha bisogno di sapere dove sta. Poi c'è tutto un meccanismo che fa arrivare la mail dove io sto, ma a lui non interessa questa cosa. Quindi il concetto di location transparency è questo, che se tu mandi un messaggio a qualcuno non ti interessa sapere dove sta, non hai bisogno di sapere la sua località fisica. E questa cosa, quindi message driven, ci consente la location transparency, mio indirizzo email, e questa cosa ci consente la distribuzione, perché una volta che siamo a questo livello qua, se tu hai un sistema dove si ragiona soltanto con gli indirizzi, e quindi magari non ti serve sapere l'indirizzo IP preciso del nodo che vuoi contattare, se questo nodo è addressabile con un altro address sopra, magari tu, se ti servono più nodi, puoi aggiungere nodi. Puoi spostare delle risorse da un nodo all'altro e la logica che hai scritto prima non deve cambiare, perché era già basata su un address. Quindi semplicemente ridirigi questo address.
E puoi fare tutti dei ragionamenti così, tutti che si possono fare grazie alla location transparency. E poi, resilience. E questa è l'introduzione, l'ultima, poi passiamo un po' più in concreto. E qua è importante fare una differenza tra essere fault tolerant e resilience. Quindi fault tolerant, l'idea è questa. A fault tolerant component is hit but keeps going, possibly with reduced functionality. E cercando un'immagine che rendesse bene questa idea, mi è venuto in mente questo. Ve lo ricordate? Chi è che se lo ricorda? Esatto. Questa è la scena finale del primo Terminator, dove gli mettono bombe, gli tirano addosso un camion. Però questo infame continua a trascinarsi, anche senza le gambe. Quindi lui è decisamente fault tolerant. Capito? Viene colpito, ma comunque anche con una funzionalità ridotta riesce comunque ad andare avanti. Invece la resilienza è un'altra cosa. La resilienza ci dice che upon failure, a resilient component is able to jump back to a fully functional state. Quindi lui qua si trascina. Invece un componente resilient è in grado di tornare come nuovo. E secondo me avete già capito quali sono le prossime immagini, perché in Terminator 2 c'è questo ragazzo che, capito, c'ha tutte queste ferite da proiettile che magicamente si richiudono e lui, cioè, torna come nuovo. Completamente nuovo, come se non fosse successo nulla. Noi è esattamente questo che vogliamo ottenere con Resilience. E tra un po' vediamo anche perché. Quindi, introdotti questi due principi, H, che cos'è H? Partendo dai principles, veri proprio a un livello di astrazione molto alto, possiamo trovare dei design patterns diciamo che portano questi principi nella realtà. E poi ci sono dei building blocks che possiamo usare per ottenere questi principi dai nostri sistemi. E H fa esattamente questa cosa. H ci fornisce dei building blocks da usare quando scriviamo applicazioni sulla JVM. Quindi Scala, Java, Kotlin, qualsiasi cosa vi viene in mente. H ha API native per Java e Scala, ma più o meno anche gli altri linguaggi dovrebbero funzionare. E H fa esattamente questo. E quali sono questi building blocks? I building blocks di H sono gli attori. Quindi, un attore che cos'è? Potete pensare a un attore come un'isola, un'unità di computazione. E questa unità di computazione contiene logic, la vostra business logic, e state. Questo è importantissimo, stato. Quindi, per esempio, c'ho un attore che ha stato, che è il suo nome, una variabile che si chiama nome, e il nome è John. E la cosa importante di questi attori, una delle key features, è che questi attori possono solo comunicare mandandosi messaggi tra di loro. Vi ricordate l'email che ci mandiamo io e Gabbro dalla parte all'altra del mondo? Loro possono comunicare soltanto così. Quindi, se tu magari pensi a una classe Java dove c'hai il getter o il setter, negli attori questa cosa non esiste, puoi soltanto mandargli un messaggio e aspettare la risposta. Quindi se un altro attore vuole sapere qual è il nome di John, l'unica cosa che può fare è chiederglielo. Mandi un messaggio scritto come ti chiami? E lui risponde forse John. E perché dico forse? Perché se ci fate caso, questi attori sono molto più vicini al mondo reale di quello che abbiamo sempre usato prima. Cioè, se qualcuno vuole sapere come io mi chiamo, non è che c'hai una reference a qualche variabile nella mia testa che fai quindi get name. No, cioè mi chiederai come ti chiami e magari io posso rispondere, ma magari anche no. Magari, non lo so, in quel momento non posso rispondere, però la chiave è la comunicazione asincrona. Quindi quando tu inizi a modellare il mondo o in particolare il problema che c'è nella tua compagnia con gli attori, veramente io lo trovo illuminante, è molto più semplice, molto più vicino al mondo reale. E poi, quindi, location transparency con questi messaggi, ogni attore ha un indirizzo.
E perché questa è chiave per l'elasticità? Perché se tutto questo funziona in una single JVM, tu puoi tranquillamente spostare un attore su un'altra JVM e tutta la logica che hai scritto per farli comunicare non deve cambiare perché è già scritta così. H, il toolkit, si occupa lui. Ovviamente qualcuno da qualche parte deve sapere che sta su un'altra JVM, ma non lo deve sapere lo sviluppatore. Quindi una volta che hai scritto tutto il sistema in attori e funziona tutto tranquillamente in una JVM singola, si può spostare con grandissima facilità su un'altra JVM. Quindi questa è la maniera in cui H ottiene non solo location transparency, ma anche state isolation. Perché tutti sappiamo che mutable state è una cosa terribile da evitare perché tu lo modifichi mentre un'altra persona lo sta modificando e succede un casino. In questa maniera qua, ogni attore è la sua isola. È la sua isoletta dove, capito, dove sa che non lo disturba nessun altro. Poi dentro quell'isola puoi fare quello che ti pare. Mutable state, programmazione funzionale spintissima, mona di qualsiasi cosa, dentro un attore e il mondo esterno non lo vedrà. Quindi secondo me sono veramente una figata. Una volta che tu hai costruito tutto questo sistema, diventa semplicissimo avere il tuo network di virtual machines, i tuoi nodi, in ogni nodo ci sono i tuoi attori e tutti comunicano tranquillamente con questi messaggi. E, se mi serve più processing power, posso tirare su un altro nodo, magari due di questi attori li metto sull'altro nodo e nessuno se ne accorge, tutto continua a funzionare. E quindi elasticità H aiuta veramente, veramente tanto. Resilience. Com'è che H ci aiuta ad ottenere questa resilience? Vi ricordate i due amici nostri di prima? Ogni attore in realtà è creato da un suo supervisor. Quindi, proprio come nel mondo reale, ogni attore ha un papà o una mamma, un genitore, diciamo. E la cosa importante è che quando succede qualcosa che va male dentro questo attore, il supervisor se ne deve occupare. Sono sicuro che qua dentro un po' c'hanno figli, sicuramente un po' di voi. Sì? Alzare mano? Chi ha figli? Ecco, se qualche cosa succede che non ve ne dovete occupare voi, specie quando sono piccoli, e qua è esattamente la stessa cosa. E quello che succede, cioè i vantaggi sono che, anzitutto, failure handling e business logic sono separati e questa, quando la provate, è una cosa rivoluzionaria. Tutto diventa più semplice, più isolato da testare e non c'è, capito, questo pollution del business logic e failure handling. Il supervisor può decidere indipendentemente come reagire a una failure, perché un sacco di cose diverse possono andare male e ci sono un sacco di maniere diverse per risponderle. E poi soprattutto isolation. Se qualcosa va male qua, il supervisor si occupa che questa failure non fa cascade failures. Sai quando se c'è un exception da qualche parte che risale in tutto lo stack perché ogni method throw exceptions risale dappertutto. Quindi, beh, in pratica, come funziona? Mettiamo che volete inventarvi un Terminator, che può essere un progetto divertente, anzi, sono sicuro che qualcuno lo sta facendo adesso nel mondo. Metti che siamo in classica situazione Java senza H. Quello che faremo è scriveremo un try walk, però ovviamente sappiamo che le cose possono andare male, quindi magari un catch, out of legs exception. E dentro quel blocco, a parte loggare, che è quello che tutti facciamo, magari avremo uno state interno, legs available, lo mettiamo a false, e poi proviamo, poi ci sarà una soluzione alternativa. Quindi di andare, di tirarsi con le mani in questo caso. E ci siamo passati tutti da qua. Ovviamente ci sono 10.000 cose che possono fallire. Tutti questi state qua che noi updatiamo sono. Poi cioè, tutto diventa ingarbugliato, è difficilissimo quando qualcosa crasha poi riprodurre esattamente lo stato dove eri arrivato. H, com'è che solve questa cosa? Quel tipo là è un attore adesso. È un T-1000 actor. E il codice dentro l'attore è questo. Walk. Tutto qua. Tra l'altro, siccome stasera siamo in due, allora da questo lato è Java e da questo lato è Scala. Così siamo un po' di balance.
Quindi il codice dentro l'attore è così, walk. Se qualcosa va male, e magari l'attore tira un exception, c'è un supervisor, Skynet Actor. E quello che fa Skynet Actor, si accorge di questa exception che è stata thrown, che è too many holes exception, e decide per esempio di fare restart. Quindi lui semplicemente fa ripartire in questo caso l'attore da capo. Adesso, probabilmente da qualche parte ti sei dovuto salvare lo state prima, perché cioè non puoi proprio eliminare tutto, quindi magari c'hai una soluzione magari l'hai salvato in un database prima, però in generale una volta che noi facciamo restart, questo qua torna fresco, proprio come una rosa, nuovo. Quindi questa è la maniera in cui H ci aiuta con la resilienza. No, Kubernetes. Che cos'è Kubernetes? Per me la maniera più semplice di pensare a Kubernetes è come un cameriere in un ristorante. Se tu hai tutti i tuoi servizi e li hai packaged, li hai messi in un container, Docker per esempio, e li hai uploadati da qualche parte in un container registry tipo su Google o su Amazon, quindi il tuo menu è composto da tutti questi services che tu hai messo da qualche parte online. Kubernetes non fa altro che prendere il tuo ordine, quindi si scrive e tu gli scrivi, ok, vorremmo una istanza di hot service e poi quattro istanze di picture. Resizer service perché sappiamo che ci servono un sacco, due istanze di questo uploader service e Kubernetes si assicura che queste funzionino. Quindi ti prende il container, te lo mette su una virtual machines e questa cosa inizia a girare. Kubernetes di base fa questo, è un cameriere che prende il tuo ordine e ti assicura che venga evaso. E poi ovviamente ci sono molte più cose, però questa è la cosa chiave e una delle cose avanzate anche che ha, perché infatti Kubernetes si dice è utilissimo per la elasticity, perché tu nel menu, guardate qua, anziché dirgli io voglio quattro istanze, puoi dirgli una cosa del genere. Io voglio due minimo o otto massimo istanze basato su quanta fame ho. E tu dici, e tu mi dirai, che ne sa il cameriere di quanta fame ho? Non ci arriviamo, però è possibile dirgli una cosa del genere. E tutto questo si chiama service orchestration. Location transparency, lo stesso concetto, come si applica nel mondo Kubernetes? Beh, alla fine tutto quanto gira su delle virtual machine. E l'unità di base di Kubernetes è il pod. Quindi lui prende un container, che nel nostro caso è una JVM, lo mette dentro un pod e lo fa girare su una virtual machine. E la cosa interessante per noi, che stiamo sopra e sviluppiamo e scriviamo codice, è che non dobbiamo sapere l'indirizzo IP di queste virtual machines. Non ci interessa neanche sapere su quale virtual machine è il nostro pod, perché Kubernetes usa delle label, o c'è anche un servizio DNS. Quindi, per esempio, il nome di questo pod è B e noi, questo è tutto quel che ci serve sapere. Non dobbiamo sapere su quale virtual machine è, qual è il suo indirizzo IP. Fa tutto Kubernetes per noi. Quindi, unendo a quello che abbiamo detto prima, avremo dei pod dove dentro ci sono i nostri attori che comunicheranno tra di loro in maniera completamente trasparente usando i messaggi che abbiamo visto prima. Quindi questo è un po' come lo stack funziona insieme. E elasticity. Come ci aiuta Kubernetes ad ottenere elasticity? Metti che tu hai due servizi. Abbiamo un front-end service qua e un back-end service qua. E di questo front-end service abbiamo un solo pod. Però di questo back-end service che deve fare un sacco di lavoro abbiamo diversi pod, quindi diverse instances. Ora, quello che fa Kubernetes, puoi mettere un load balancer qua, così che tutti questi qua sono abbastanza invisibili. Per il front-end service. Il front-end service parla soltanto con load balancer. E se tu hai bisogno di più power, puoi semplicemente farne apparire un altro. E tutto questo è trasparente rispetto al front-end service. E continua a parlare soltanto al load balancer. E, quindi questo di base è il concetto di elasticity in Kubernetes, a un livello di
molto infrastrutturale. E poi resilience. Resilience, stessa cosa. Sostanzialmente, quando questi pod crashano, perché a un certo punto qualche cosa andrà male, se un pod crasha, Kubernetes lo rimuove dal load balancer e lo uccide, e poi lo fa ripartire, semplicemente, e quindi ce lo rimette fresco come una rosa, pure questo. Dovrei metterci delle rose qua. Non so se all'estero si capirebbe tanto bene. Vabbè. Comunque, è tutto questo di uccidere un pod e poi rimetterlo nuovo è tutto quanto trasparente per il front-end service, perché sta tutto dietro il load balancer. Quindi abbiamo visto un po' React Native Principles, abbiamo visto come Hakka e Kubernetes, ognuno nel modo suo, li ottengono. Now, cosa succede se li combiniamo Hakka e Kubernetes? Quindi il nostro stack più o meno funziona così. In basso, proprio a livello base, ci sono dei virtual machines. E Kubernetes sopra ci mette i pod. Quindi, come abbiamo detto, in ogni virtual machine possono esserci più pod. Tu non devi sapere dove stanno, quanti ne sono, su quali virtual machines, eccetera. Sopra, dentro questi pod, ci sono le nostre JVM, tutte unite in un singolo cluster, grazie a questo modulo che si chiama H-Cluster. E dentro ogni virtual machine ci sono i nostri attori, che parlano tra di loro. Quindi questo è lo scenario. Kubernetes, una delle primissime cose con cui ci aiuta è la formazione del cluster, perché se voi avete mai provato a creare un cluster di questo tipo, non è semplice. Kubernetes non soltanto ci tira su i nodi, però che cosa succede? Che ognuno di questi nodi può parlare con delle Kubernetes API che sono nel mezzo. Quindi ogni nodo che noi tiriamo su hanno magari dei nomi diversi, HNode2 o HNode3, però hanno una label che è My Cluster, che è la stessa per tutti i pod. Quindi quello che fanno è chiedono alle API: ci sono altri pod con la mia label? E Kubernetes, che lo vede, li mette in comunicazione tra di loro. Quindi non soltanto è un discorso di resource provisioning, ma anche di aiutarci a creare il nostro cluster logico proprio a application level. Se un altro nodo si unisce dopo, nome diverso ma stessa label, semplicemente chiede alle Kubernetes API e si unisce al cluster. E il modulo di Hakka che fa questa cosa è Hakka Cluster Bootstrap. Quindi, insomma, se gli volete dare un'occhiata è veramente carino. Quindi, una delle prime maniere in cui Kubernetes ci aiuta, ricapitolando, non soltanto ci tira su questi nodi dal nulla, ma li fa anche parlare tra di loro, che è una cosa non da poco. Now, elasticity use cases. Come le combiniamo questi due approcci all'elasticità? Per esempio, prendiamo un caso semplice, distributed workload. C'è un master che vuole dare lavoro a degli workers e poi raccogliere i risultati. Quando un worker ha finito di processare, si riprende, il master vuole sapere che cosa è successo, vuole sapere chi ha fatto cosa. No, nel mondo di Kubernetes, senza guardare a quello che c'è dentro i pod, quindi questi sono dei pod, possiamo fare quello che ho fatto vedere prima. C'hai un master che parla con un load balancer, questo load balancer distribuisce il lavoro ai pod e il criterio di distribuzione del lavoro è abbastanza rudimentale. Magari a caso, oppure in un round robin fashion, puoi scegliere diverse strategie, ma è abbastanza, insomma, limitato. E poi c'è il problema che questi worker devono rimandare i risultati indietro al master, quindi tipicamente quello che succede è con HTTP, quindi il master manda una richiesta attraverso il load balancer e sta lì appeso finché non torna la risposta a questa richiesta HTTP che è stata aperta. Questa è la maniera abbastanza tipica. E questo è il punto chiave. Vi ricordate prima quando ho detto il cameriere? Dammi più instances in base a quanta fame ho. Kubernetes decide quanta fame hai in base alla CPU usage o memory usage dei pod. Quindi se Kubernetes vede che questi pod sono che arrancano, che la CPU è abbastanza tirata, te ne aggiungi un altro.
E quando vede che invece tutti quanti sono un pochino idle, rimuove nodi. Questo è quello che Kubernetes sa fare. Che lui non sa cosa sta succedendo, non ha più pallida idea di quello che succede dentro. Quindi l'unica cosa che può guardare è la CPU o la memoria. E che cosa faremmo in una situazione dove invece abbiamo anche H? Noi adesso ragioniamo, anziché a un livello di pod, ragioniamo a un livello di astrazione molto più vicino a noi, parliamo proprio di attori. E in questo caso mandarsi messaggi avanti e indietro è semplicissimo e non ci serve nemmeno un load balancer perché H, tra le altre cose, ha tutta una serie di routers con delle strategie molto molto fine grained. Tu puoi scegliere come distribuire il lavoro qua, sia in maniera random, sia round robin, ma anche con la tua, cioè puoi scriverti praticamente un router in una maniera molto molto semplice. Ci sono delle astrazioni dove puoi, dipende dalle tue metrics. Quindi ogni business case ha le sue metrics e noi in questo caso possiamo implementarle in maniera veramente dettagliata. Mandare i risultati indietro è semplicemente mandare un messaggio da un attore a un altro. È quasi gratis questa cosa, implementarla usando H. E poi quando aggiungiamo Kubernetes alla picture, noi i nostri attori li mettiamo dentro i pod. Quindi magari dentro un pod ci sono più workers e magari c'è un pod per esempio con il master dentro. E H, un'altra cosa che non ho detto, è eccezionale per concurrency. Quindi se devi fare cose in parallelo, c'è tutto uno scheduler che gestisce questi worker, quindi le prestazioni sono molto buone. Ma soprattutto, se noi vogliamo scalare, aggiungere le cose, scalare up and down, aggiungere o rimuovere nodi, adesso siamo in controllo noi, non c'è sta più il cameriere che deve cercare di capire se abbiamo fine o no. Perché il master che aggrega tutti i risultati, vede ogni quanto arrivano i risultati, quanto tempo ci mettono i worker a farlo e parlando con le Kubernetes API può decidere di tirare su un altro nodo. Quindi secondo me questo è un esempio eccezionale di collaborazione tra application level e infrastructure level. Ed è veramente molto powerful, molto potente secondo me. C'è un repository su GitHub. Che ho scritto io che fa esattamente questa cosa, quindi se volete dargli un'occhiata è abbastanza carino. E quindi questo era il primo use case. Secondo use case, se vogliamo distribute load, ma anche manage state. Quindi cosa succede se dentro i nostri pod, dentro i nostri attori c'è anche state che dobbiamo in qualche modo tenere in considerazione? Jonas Bonnaire, che è uno degli scrittori del Reactive Manifesto, uno dei founder di Lightband, recentemente ha pubblicato questo white paper, How to Build Stateful Cloud Native Services with Akka and Kubernetes, che insomma, parla esattamente di questo problema e va molto nel dettaglio, quindi è molto figo. Se volete dargli un'occhiata, il link sta qua comunque sul blog di Lightband. Però ecco, per questa sera, qual è un esempio di distribute workload e managing state. L'esempio che io mi sono trovato per questa talk in realtà è una roba che ho fatto io un sacco di anni fa, che in realtà è la ragione per la quale mi sono poi innamorato di questi reactive systems. Su in Olanda avevo questa startup insieme a un altro paio di persone, si chiamava CloudMatch e l'idea era di rendere possibile comunicazione tra diversi devices usando le gestures, quindi con le dita, cioè potevi swipeare cose da un telefono a un altro oppure pinch da un telefono a un altro e abbiamo costruita questa cosa. Per esempio, come demo c'era questa, pinch tra due telefoni e appare un'immagine nel posto giusto, alla risoluzione giusta. Altro caso ovvio, trasferire foto da un telefono all'altro, vedete che i modelli non sono proprio nuovissimi, quindi si vede che è qualche anno fa. E il prossimo forse è un video, forse era il mio preferito. Ecco, una volta che tu crei una connessione tra questi due device, poi ti potevi scambiare forme, così. Quanto è utile sta cosa, eh? Chi è che non la vuole avere?
Comunque l'idea era che magari qualcuno che voleva fare videogiochi avrebbe, che ne so, magari ti puoi scambiare delle armi o cose simili. Avevo un cliente pagante, uno. Ero veramente molto orgoglioso, ma non era evidentemente abbastanza. Alla fine di questi 2 anni il mio conto in banca era praticamente invisibile. Quindi vabbè, abbiamo chiuso questa cosa, però ovviamente abbiamo imparato un sacco. E poi c'è anche un'altra cosa che mi rende in realtà estremamente orgoglioso, che l'anno scorso la Nintendo ha pubblicato esattamente la stessa cosa con gli Switch. Chi è che c'ha uno Switch a casa? Tu, uno solo qua dentro, due, eccolo, Zan. Questa feature sta dentro lo Switch, quindi in questo screenshot, questi qua, vedi questa linea bianca? Puoi creare un campo da battaglia. Oppure c'è quest'altra cosa dove è una specie di puzzle game dove puoi comporre delle banane, anche questa è una cosa utilissima. E vi dirò di più, Nintendo ha pure patentato questa cosa. E sulla patente ci sta una banana. Questa cosa forse dovrebbe farmi capire che l'avrei dovuta patentare, ma vabbè, lasciamo perdere. Comunque, vabbè, andato sono contento, insomma, qualcun altro ha preso quest'idea. Boh, torniamo a noi. Come si fa a far funzionare questa cosa? Non è semplice. La comunicazione tra due device che hanno matchato, che si sono uniti, avviene da un server centrale e i requirements più importanti sono due. Uno, che per ogni device io devo mantenere stato, devo sapere la location, devo sapere in questo caso quale forma ho? C'ho la palla, c'ho il quadrato, non c'ho niente. E poi l'altro requirement è che ci deve essere un canale bidirezionale tra i due, perché se qua io voglio scambiare dati di qualsiasi tipo tra i telefoni, devo essere in grado di mandare dati da un canale all'altro, quindi non soltanto ma pensa a una richiesta HTTP, è una richiesta abbastanza unidirezionale. Mi serviva un canale bidirezionale, tipo i WebSocket. E quale potrebbe essere un'architettura se semplificata per fare questa cosa? Più o meno quello che abbiamo visto prima. Il caso è questo. C'ho questi telefoni qua che si parlano tutti quanti con un pod, dove dentro c'è un listener e hanno questo canale bidirezionale con i WebSocket. Adesso, siccome io ovviamente avrò milioni e milioni di telefoni in parallelo, ovviamente. Che cosa posso fare? Posso fare che ho diversi pod e in ogni pod ci saranno diversi attori e ogni attore, questo attore device 1, device 2, device 3, mantiene lo stato del telefono nel mondo reale. E quando c'è un match tra due telefoni, quindi questi due per esempio in questo caso c'è un match, questi due attori, device 1 e device 3, che sono su due pod diversi, grazie a H, possono comunicare direttamente tra di loro. Quindi il flusso logico di informazioni più o meno è questo. Il telefono 1 è rappresentato dal device 1 che parla con il device 3 e il flusso finisce al telefono 3. E la cosa chiave qua che H ci consente di fare è quella freccia lì. Questa, io vi assicuro, senza H è veramente, veramente difficile. O so ignorante io, ma è noi abbiamo provato a costruire questa cosa in tanti modi diversi e in questa maniera era veloce, performante. Questo era molto semplice perché se questi due parlano, il meccanismo è lo stesso. Quando abbiamo provato a costruire questa cosa senza H, l'approccio in generale nel mondo Kubernetes è questo qua, di mettere tutto lo stato in un database distribuito, quindi Cassandra. E noi ci abbiamo provato a fare questa cosa, ma erano veramente tantissime reads, writes, query. È un disastro. Se il vostro use case è simile a questo, tornando indietro di un attimo, date un'occhiata a H. È veramente una cosa potentissima. Ah, questi qua erano due esempi di elasticità. Adesso abbiamo quasi finito. Un paio di esempi di resilienza. Se noi consideriamo H e Kubernetes insieme,
possiamo creare un po' una scale of resilience, dove a sinistra abbiamo casini che succedono nella nostra JVM cara e buona qua nel nostro computer, e poi andando verso destra cose sempre più tragiche, quindi JVM errors come Stack Overflow o out of memory, hardware failure oppure proprio caso estremo quando un giorno Skynet attacca oppure un meteorite ci colpisce. Come reagiamo in queste situazioni? H è eccezionale per gli errori che succedono qua a livello locale. Con tutto il discorso dei supervisor, eccetera, è utilissimo. Quando H non può più, non ce la fa più perché al di fuori della JVM può poco, Kubernetes. Quindi se c'hai un errore che ti distrugge il pod intero, Kubernetes è in grado di aiutarti perché lo vede, te lo dice, te lo ferma, te lo ristarta, magari c'era un memory leak che si è andato costruendo per settimane, che crasha, Kubernetes se ne accorge e lo ristarta. Hardware failure, Kubernetes un pochino ti aiuta perché metti, no, sotto ai pod ci sono dei virtual machine. Metti che una virtual machine crolla con tutti i pod che ci sono dentro, magari Kubernetes se ne accorge e vede che tutti questi pod sono spariti e li fa ripartire da su un'altra virtual machine, un pochino ti aiuta, però in generale in casi estremi, visto che siamo tutti nella cloud, dipende un pochino da dove mettete i vostri servizi. Sarebbe interessante mandare tutti quanti noi, tipo un mob, no? Mandiamo tutti una mail a Amazon, dice qual è la tua policy quando Skynet attacca? Sarebbe interessante, perché oppure se Kubernetes, magari voi avete i vostri server, magari non li mettete sulla cloud, che ne so, con OpenStack. Avete il vostro cluster Kubernetes, beh, allora in quel caso dipende da voi un po' cosa fare. Però ecco, in generale H e Kubernetes da soli possono aiutare tantissimo in questo, a rendere i vostri servizi quasi immortali. E adesso c'è solo un'altra cosa che voglio raccontarvi. Con questo meetup che ho, io un sacco di volte ho sentito, ok, adesso che ho Kubernetes, non mi serve più occuparmi degli errori locali. Perché tanto Kubernetes da fuori li vede e li fa ripartire. Se qualcosa va male, ci pensa Kubernetes. E questa cosa l'ho sentita un sacco di volte. Però secondo me ci sono un sacco di ragioni per le quali invece è utile occuparsi anche delle failures a livello locale. E queste sono alcune. Primo, restart time. Obviously, un pod. Kubernetes ci mette secondi, magari anche un minuto a farlo ripartire, invece un attore che fallisce riparte in millisecondi. È molto più veloce, sono ordini di magnitudine più veloci. Un'altra ragione, Kubernetes non ha idea di cosa gira dentro i vostri container. Quindi l'unica cosa che può fare è far ripartire il pod. E se qualcuno ha provato a fare questa cosa, sono sicuro che gli è successo almeno una volta. Che Kubernetes non aggiusta la ragione per la quale il pod è crashato, quindi sicuramente voi l'avrete visto che ci sono delle volte in cui un pod crasha, Kubernetes lo uccide, lo fa ripartire e ricrasha di nuovo immediatamente. Quindi in quel caso è ancora peggio, forse era meglio non averlo Kubernetes perché il vostro cluster resta su, perché c'è tanta attività. Pagate, perché Google o Amazon non te li regalano i pod e è inutile, quindi c'è questo loop infinito di pod che viene ristartato e crasha, ristartato e crasha. Dentro la nostra applicazione invece lo sappiamo cosa è andato male. E quello che dicevo prima, che un supervisor può decidere cosa fare quando un attore fallisce, un caso è questo, metti che hai un attore che il suo ruolo è parlare con un database. E questo database ovviamente è una cloud instance di qualcosa, quindi sta su un'altra macchina, non lo sai. Ora, che cosa può andare storto dentro questo attore? Ci può essere una network exception, perché magari la rete è andata giù. Oppure magari c'è un database exception, perché il database è andato giù. Oppure magari nella logica interna che no, prendi questi dati dalla tua bella query e poi li metti dentro un oggetto. Magari nel parsing di questi dati c'è qualcosa che va male.
magari sono tutte cose a cui noi vogliamo reagire differentemente, perché se è un errore di parsing è inutile riprovare, ma magari se è un errore di rete possiamo aspettare un po', magari con qualche circuit breaker o qualcosa di simile, riprovi dopo qualche secondo e magari la rete è tornata. Quindi ci sono diverse maniere di reagire a failures di diverso tipo. E poi un'altra ragione, di nuovo, Kubernetes non sa cosa succede dentro i pod. Quindi l'unica cosa che può fare è uccidere il pod intero. Ma perché? Quando magari c'è soltanto un componente che si è sfasciato e che noi vogliamo riparare, allora ripariamo solo quello. Questo, cioè, far ripartire un componente è un'operazione costosa, perché probabilmente devi prendere dati da un database, insomma, c'è tutto un ripristino da fare. Quindi inutile doverlo fare per tutti i componenti che girano nel pod quando possiamo isolare la failure e prendercene cura. E per finire, siamo arrivati alla fine. Secondo me la conclusione più importante da capire è che il livello di applicazione e il livello di infrastruttura bisogna pensarci a tutti e due. Quando noi sviluppiamo e stiamo creando un sistema, spesso magari l'infrastruttura è una cosa a cui uno pensa solo alla fine, no? Passi mesi a svilupparlo e poi è il momento di fare il deploy e solo allora pensiamo all'infrastruttura. Secondo me è molto più utile pensarci anche da prima. E per ottenere i principi del Reactive Manifesto che abbiamo visto all'inizio, dobbiamo pensarci a tutti e due i livelli, infrastruttura e applicazione. Questo secondo me è la cosa importante. E lo stack H e Kubernetes vanno molto bene insieme, secondo me, e alcune ragioni sono queste. La prima è che H c'ha questo modello di attori che è pronto a scalare dal giorno 1. Quindi se tu scrivi le cose in attori, dal giorno 1 sai che un giorno ti serve di spostarle su altri nodi, pronto. E poi enables transparent communication between different nodes of a service, quello che abbiamo visto prima con i telefoni che parlano tra di loro. E resilience is built in your service, con tutta la storia dei supervisors. Kubernetes is a great infrastructure choice for your clustered application, perché qualcuno questi nodi ce li deve far girare e Kubernetes è fantastico per questo. It helps with location transparency and cluster formation, molto utile. E introduce resilienza a un livello di infrastruttura, quindi se tutto crolla a livello applicativo, a livello di infrastruttura c'è questo simpatico pompiere che può aggiustare qualche cosa. Quindi secondo me H e Kubernetes insieme ci danno superpowers. E più in là, per il futuro, H c'ha un sacco di altre abstractions. Streaming, event sourcing, CQRS, cluster membership, H ha moltissime features in più di quelle che io ho fatto vedere, e anche Kubernetes. Storage, confidentiality, security, Kubernetes c'ha un sacco di features e a me piace tantissimo vedere dov'è questa intersezione tra application e infrastructure. Quindi se ci giocate con queste cose e trovate qualcosa di interessante, fatemelo sapere, davvero sono interessatissimo. Queste sono alcune referenze, penso che queste slide saranno disponibili sul Meetup, sul sito del Meetup, e questo è il codice che ho scritto, se lo volete guardare, l'ho scritto un po' di tempo fa, quindi andrebbe anche forse aggiornato. E poi c'è un'ultimissima cosa che io volevo dire, che dopo tutti questi anni all'estero, poi è venuta un pochino di nostalgia. E sto mezzo cercando di tornare in Italia. Quindi, se avete idea, magari vi serve qualcosa, che vi occupate di questa cosa, di sistemi distribuiti, insomma, se avete mezzo lavoro per me, fatemi sapere. E questo era tutto per stasera. Domande? Pomodori, uova marce, va bene tutto.
Una. Accetti anche lavori interi? Lavori interi? Avremo un intero ad un mezzo, quindi se... Ah, non... Ah! Ci posso pensare, sì. Un lavoro intero, va bene anche te. Ciao, io non ho lavori, però potresti tornare indietro di 3 slide circa? Ecco, potrei fare una figuraccia, ma non so cos'è CRDP. Questo? Sì. Questo è un acronimo per Conflict Free Replicated Data Types. Grazie. Sostanzialmente se tu hai differenti nodi e vuoi che lo stato sia uguale in tutti i nodi, questo è un meccanismo per... è tutta una cosa di repliche. Quindi prima che uno stato sia... No, tu modifichi una cosa in un nodo, poi questo cambio si deve propagare. Questo è per questo. Ciao, io non ho mai usato Kubernetes. Ho usato Docker Swarm. Sì. Che fa una cosa analoga. Stessa, simile, sì. Magari Kubernetes un po' più. Kubernetes ha vinto a man bassa proprio la battaglia lì, assolutamente. La mia impressione era che, a parte la questione infrastrutturale di distribuire trasparentemente across VMs, sì, il carico di lavoro, cioè, è molto facile la tentazione di scrivere codice di merda perché tanto... Quindi apprezzo il messaggio che dici no, però non scrivere codice di merda perché c'è AH e quindi puoi fare le cose un po' meno di merda. Però... nella mia scarsa esperienza mi è sembrato che comunque quando vai a distribuire il lavoro rischi sempre di scrivere codice di merda, cioè devi bilanciare tra quanto facilmente vuoi scrivere i tuoi, ad esempio, fattori o le tue unità fondamentali e quanto efficienti vuoi che siano senza sprecare risorse, senza dover... È vero, è vero, è complicato. È vero. Io non ho tanta esperienza in questo. La tua esperienza quant'è? Quanto è complicato? Cioè, EH ti aiuta? Allora, H ti aiuta perché tantissime cose sono già implementate per te. Però poi sopra, per esempio, questa cosa qua non abbiamo parlato. Cluster membership. C'era questa slide qua. Questa qua ci siamo? Sì, cioè qua ci sono un miliardo di cose che possono andare storte, perché magari questo nodo di punto in bianco scompare. Ah, che cosa fanno tutti gli altri? Che si inventano? Sono tutti problemi da gestire. Poi magari questo nodo in realtà non è... Allora magari gli altri pensano che il nodo sia crashato. In realtà non è crashato, era soltanto la rete si era scollegata. Quindi cosa succede? Questo è diabolico. Questi altri nodi lo mettono in quarantena. Allora, se questo torna, non può rejoinare subito il cluster, perché è stato messo in quarantena. Guarda, ci sono un sacco di cose che possono andare storte. Questo è il problema, che quando poi la gente si era messa a fare le cose distribuite a livello base networking, erano impazziti a inventarsi gli algoritmi di routing che funzionassero sulle mesh distribuiti, no? Esatto. Ripeto, ne so poco, però mi sembra che incoraggiare a scrivere il proprio algoritmo di routing sia la via sbagliata, cioè tu devi... C'è già qualcosa di prefatto in H? Sì, sì, ci sono questi due moduli qua, per esempio H-cluster, H-cluster sharding, che si prendono cura di un sacco di questi problemi. Ci sta un altro modulo che si chiama split brain resolver, quindi se tu hai una partizione di rete in due, questi creano un cluster e questi un altro cluster, c'è quest'altro modulo che ti aiuta a ricomporli. Però è un topic gigante, però è vero, è complicato. H secondo me aiuta. Laggiù vedo una persona che alza. Sì, no, perché stavo parlando, quindi avevo paura di perdere il filo della domanda. Cioè, la domanda è se... io sono un grande fan di H. Però volevo chiederti, appunto, magari avendo più esperienza, se avevi qualche use case in cui non consiglieresti. Allora, per esempio... Qua, no? No, un
Se tu, io penso che tanti use case siano anche business use case. Quindi, se tu sei nella tua compagnia, che ne so, i tuoi sviluppatori sanno usare soltanto Node.js. Vabbè, allora più o meno questa cosa va bene. Cioè, non è eccezionale, però funziona. Se per il tuo use case va bene, più o meno non, così non si devono imparare anche H. Però, vabbè, se me lo chiedi a me, io userei H per qualsiasi cosa. Direi che. Sì, io ho lavorato tantissimo con HStreams e l'interazione con gli attori è vero, ancora è un po' macchinosa, ancora un po' macchinosa, sì, assolutamente. Hanno aggiunto, cioè piano piano stanno migliorando, però sono assolutamente d'accordo che è ancora macchinosa la cosa. È vero. HStreams è un modulo di H che è, secondo me, è straordinario. Se dovete modellare dei processi più o meno sequenziali, quindi estrarre dati, lavorarli sopra e modificarli e poi eseguire altre operazioni, HStreams è un'astrazione molto potente, secondo me. Facciamo? Nel caso di Kubernetes, vabbè, queste cose gestisce Kubernetes, negli altri casi, per esempio, mando su una coda Kafka, però qui Allora, domanda ottima. È vero, quando hai tutte queste barriere asincrone tra due pezzi della tua logica è molto più difficile tracciare le richieste. E ci sono dei toolkit che fanno questa cosa. Il più famoso si chiama Camon. Forse tu l'hai usato. Camon con la K. c'è anche uno ufficiale di Lightstep. Sì, ci sono dei tool che ti aiutano, però questo in realtà è un altro topic dove la collaborazione tra infrastruttura e application funziona benissimo perché qualcuno ha usato Istio. Istio è un altro tool, diciamo, nel livello di infrastruttura cugino di Kubernetes che ti può aiutare con queste cose. Quindi è vero, è complicato tracciare le cose tra un attore, tra un nodo e un altro. E l'infrastruttura ci può venire in aiuto. È vero. No, Istio è un'altra. Istio praticamente mette un proxy vicino a ogni nodo in maniera invisibile. Quindi tu ogni nodo che hai, qua vicino c'è un piccolo proxy e tutto il traffico del nodo va attraverso questo proxy. E poi c'è un'unità centrale di Istio che raccoglie informazioni da tutti questi proxy e può generare statistiche di qualsiasi tipo. Sì, un proxy envoy. Sono proxy envoys. Intercettano tutto il traffico, sì, HTTP principalmente. Non so come funzionerebbe con Actor Messaging. Per cui è tutto TCP. Certo. Per la prossima talk. Facciamolo insieme. Altre domande? Sì. È vero, io non l'ho usato tanto. Ho fatto soltanto un Hello World con Istio, però sì, sono in realtà curioso di vedere se si possono combinare oppure magari no. Questo movimento verso la parte dei microservizi sposti lato infrastruttura prima cosa che erano codice. Istio va in questa direzione, quindi circuit breaker, modo di più che lo fai in maniera trasparente, quindi diventeremo tutti YAML programmer, grandissimi YAML, tonnellate di YAML, Esatto. configuri tutto lì, fai deploy in questo modo. È un approccio, È un diciamo, quello che. approccio. È un approccio, sì. Io sono invece per application e infrastructure. Però sì, è un approccio. Assolutamente sì.
Un'alternativa valida per i deployment? Senza Kubernetes? Beh, puoi fare le cose a mano, come facevamo una volta. Prendere i tuoi WAR files e metterli sulla virtual machine con Tomcat. Ci sono delle alternative, lui diceva c'è DCOS di Mesos, c'è Docker Swarm. DCOS, sì, sono tutti service orchestrators. Sì, sì, tutto, però dovendo sceglierne uno. L'hai mai visto cose fatte su ECS per caso? Su ECS? ECS è il cluster manager di AWS. Ah, no, io ho sempre usato Google. EKS. Hanno IKS che è però quello che al momento sembra no, almeno al giudicare il pricing, se ne sembra non sono compatibile il pricing, però potrebbe essere. Bon, ultima domanda se c'è. Ci sono diverse soluzioni che tu puoi scegliere. La soluzione più base è mando il messaggio e pace. Fire and forget. Fire and forget. Poi soluzioni sempre più costose sono dove puoi fare un retry, quindi ti devi salvare un messaggio. Stiamo parlando di H, no? Di H. Quindi non è automatizzato. Cioè già at least once, per esempio, automatizzato. Cioè, at least once. Credo che sia automatizzato in qualche modo, però io non l'ho mai usato. Ma è automatizzato dalle proprie linee, nel senso che se hai H persiste, quando ritiri sull'attore ti dà tutti i messaggi, però devi rifare un po' tempi, perché se no rifai sbaglio un messaggio che se invece infatti, è distruttivo... Infatti quello va un po' in conflitto con lo stato, però... Ma in realtà il discorso vero è che non puoi essere agnostico del fatto che se hai uno stato in... Se tu sai che uno stato di avere una routine di ripristino, se no un po'... Sì. Di base, infatti, spesso metti in mezzo tipo Kafka, che di base ti fa salire le persistenze in modo che si parla. Se lo fai out of the box, di base non ti che usando questo non usi Kafka. Allora, la guideline ufficiale di Lightband, che sono quelli che creano H, è che un service distribuito, però uno solo, Actor Messaging è ottimo. Però se hai più servizi, Kafka o un qualche PubSub o RabbitMQ, è la cosa migliore. Quindi sì, è vero, Kafka ti aiuta un sacco tra due servizi. Però a quel punto H perché dovresti usarlo? Perché se tu devi distribuire il tuo servizio... degli attori e basta. Cioè poi la logica c'è negli attori. Esatto. Quindi lo puoi pluggare mettendo in un sistema di messaggistica diversa, più affidabile. Sì, il discorso è che... Esatto. Cioè, non in memoria. Ah, quindi H non è persistito. Per niente. In base a memoria. Ci sono... Comunque stiamo problemi di sistemi distribuiti, quindi non ti possono risolvere il problema, diciamo, out of the box, quindi puoi decidere te. La cosa che ti fa out of the box è alla page perde un messaggio. Sì, sì, no, la domanda appunto è il confronto magari con Kafka che ti permette di non perderlo. E anche lì, ti permette di non perderlo se accetti di fare la sua. Sì. Quindi accetti di aver duplicato. Sì. Quindi decidere sempre te. No, la domanda si è anche alzato per... Anything else? Boh, grazie a tutti. Chi vuole partecipare all'estrazione del biglietto? Diamo dei nomi. Ah. Aspetta, mi serve giusto il questo. Grazie per il tocco. Ma devo scappare. Mannaggia, peccato, se ci facciamo due chiacchiere.